Io ho fatto il rettangolo, poi ho fatto la metà del rettangolo, la metà della... E a che ti serve? Mi serve per vedere un po' a che punto sta, perché io diciamo che faccio, cioè nel bianco e nero faccio pure, li divido a metà, per avere la proporzione, altrimenti non vedo bene la distanza. Dov'è il centro? Mi serve il punto di riferimento. Sì, non lo so, ti perdi così, però io... Questa è la metà. È superfluo, questa cosa. E poi tu dici che ti metti una metà anche qui. Dipende, a volte sì. Beh, adesso stavolta l'hai fatto? No. No, allora, perché allora ho preso come rettangolo. Sì, anch'io ho preso come rettangolo i fiori. Mi interessavano. Fiori con le foglie. Vabbè, a me non mi cambia niente, perché praticamente poi comunque devo prendere queste proporzioni qui. Io adesso, da quello che ho visto, rispetto a questo lato, l'altra foglia arriva qui e sta una volta, due volte e mezzo, e mi va bene questo. Io la proporzione l'ho presa, capito? Capito. Okay. Rispetto all'altra cosa che devo sapere è che questa cosa rientra, e io lo faccio a occhio questo, e vedi la serie di punte delle tre foglie che stanno fra le due alte? Sì. Ok, quella lì va in diagonale verso il basso in questo modo. Sì. Ok? E qui ci metto, sono una è qui, l'altra praticamente è qui. L'altra devi ascoltare me. Però non vedo il disegno, capito? Come non vedi il disegno? No, è leggera la matita. E vabbè, però fidati, questa qui, il segno è qui. Oh, ecco, va bene. Una è così, l'altro è uno qui. Poi ce n'è uno che praticamente è alla metà. Uno che sta a metà fra i due, qui. E l'altro sta qui attaccato alla foglia. Ci siamo? Sì, perché sembra una cosa strana. A questo punto mi faccio un'altra diagonale qui, che è i punti, cioè non è proprio una diagonale, anzi è orizzontale. Cioè, per esempio, la sfrangiatura, guarda me. La sfrangiatura sta qua. E questo è il primo spazio negativo che posso disegnare. Sì, a parte che perché fa uno, va così, qui ce n'è un altro che viene fuori così, questo va su, scende giù, qui addirittura ce n'è un altro, qui c'è la foglia che fa così, va su, e scende, e qui incontra l'altra foglia. Questo è il primo spazio negativo. Ci siamo? Sì. Quindi, ricapitolando, io ho fatto un rettangolo complessivo che conteneva il grosso della forma. Ok? Poi questa divisione, io devo dire, non mi serve, perché quello che mi serve è prendo i punti più facili da prendere su sto rettangolo, che sono per esempio questi qui. Ok? Adesso mi serve di beccare il primo fiore a destra. Ok, di nuovo prendo rispetto a questo rettangolo la misura, quindi mi prendo dalla base al punto dove la svasatura del tulipano tocca. Ci siamo? Sì. Ok, allora, e quindi mi prendo, faccio questa cosa, sta a uno, sta praticamente un po' meno della metà. Quindi se questa è la metà, fai vedere. No,
qui la metà è questa. Sì, l'avevo calcolata. Se questa è la metà, quel tulipano sta qua. Tocca qua, ci siamo? Ok. Allora, e poi rispetto a quel punto dove tocca, lui è alto, uno quasi alla metà, quindi la metà di qui, da qui a da qui, la metà di questo circa, è il punto dove il tulipano tocca, è alto, alla cima del tulipano. E di nuovo adesso mi faccio la allora una cosa che posso guardare è da qui a qui c'è un piccolo spazio che è 1 2, li vedi? Sì. Poi qui vabbè, qui c'è la foglia, no? Qui c'è una foglia perché io poi non ce l'ho, che mi esce, gira in questa maniera e va giù fuori. Però per adesso ne prendo solo un appunto, perché adesso quello che conta qui, questo è così, poi forse la foglia è più bassa, va su, se ne va su fino a qui. Ci siamo? Così e così. E qui c'ho la foglia. 1 2 e arriva qua. Sì, sì, però ci siamo? Altro spazio negativo, si vede? Come no? Continuiamo domani.